fortissima di rapporti tra un'impresa che non era mai stata finora sfiorata direttamente da sospetti di mafia, era stato coinvolto in molte inchieste, ma non per associazione mafiosa, e nomi noti invece dell'universo della galassia mafiosa, anzitutto Vito Roberto Palazzolo e Mariano Agato. Questa è un'inchiesta che promette altre novità. Diciamo che sul piano indiziario abbiamo cercato di eliminare tutto quello che lei ha detto, cioè i rapporti, la nascita e la crescita di questo, dei beni riconducibili a questo imprenditore che ha avuto tantissima probabilità rapporti con cosche mafiose dell'area trapanese, mazzarese, con cosche mafiose dell'area palermitana. È proprio l'origine del suo patrimonio, lo sviluppo delle sue attività che ci hanno indotto a proporre all'autorità giudiziaria l'emissione di un provvedimento preventivo, natura personale e patrimoniale, in modo che si possa poi approfondire e verificare ciò che in realtà discende da accordi illeciti, da diciamo, procedimenti illeciti, e ciò che invece in realtà è stato lecitamente accumulato. E adesso c'è la possibilità che da questa inchiesta, che di natura anzitutto patrimoniale, possa discendere un'attività istruttoria da parte della magistratura, perché voi avete tirato fuori anche delle deposizioni di alcuni pentiti e delle relazioni molto importanti. L'autorità giudiziaria ora, sulla scorta di ciò che è stato depositato, farà delle valutazioni per verificare se ci sono ipotesi di reato che possano essere tuttora perseguite. Riteniamo che certamente i comportamenti che sono stati evidenziati nascondano, come dicevo prima, accordi, quindi in qualche misura che Di Giovanni sia stato una sorta di filtro tra il mondo economico lecito e invece le cosche mafiose, che hanno un interesse specifico ovviamente a riciclare i propri capitali attraverso attività illegali. Adesso facciamo il microfono.